30 ottobre è arrivato il giorno di Arte al Centro e siamo qui con Paolo Naldini, direttore di Città dell'Arte. Paolo, qual è l'importanza che ricopre questa rassegna di mostre che inaugura oggi per il territorio, per Città dell'Arte stessa, quindi sia a livello locale sia a livello globale? Cosa ci aspettiamo da questa giornata? Buongiorno, direi prima di tutto che finalmente si passa da Città dell'Arte scritto tutto attaccato, che significava la cittadella in cui si proteggeva e conservava l'arte su cui facevamo scuola, alla città dell'arte, cioè un'intera città. Qui finalmente è il territorio di Biella che diventa il laboratorio, spazio aperto per una co-creazione incentrata sul quel luogo centrale del Terzo Paradiso, cioè l'incontro tra gli opposti, a cominciare dalle ragioni della natura e le ragioni dell'artificio, quindi anche di quel progresso che abbiamo conosciuto diventare ormai insostenibile. Allora la città arcipelago che oggi si racconta in questa mostra è il laboratorio, dicevo, vivo, già attivato, che sugli obiettivi della sostenibilità dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite si è aperto e si sta svolgendo come un teatro nel territorio biellese, in tutta la provincia biellese, un teatro che svolge questa incredibile rappresentazione, che è un'autorappresentazione di un demos, cioè di un popolo che praticamente si governa, cioè si governa attraverso la pratica, cioè l'attività concreta che realizza nelle sue molteplici vocazioni che qui vengono raccontate e che qui saranno recuperate per dei gruppi di ricerca e di lavoro per definire delle azioni che diano a questo concetto di arcipelago una reale sostanza, come anche sancito dalla designazione UNESCO, che appunto dice Biella è città creativa. E quando viene al nostro forum che abbiamo inaugurato con i tre giorni dei primi di ottobre, dice qui c'è la versione 2.0 della città creativa, cioè una città estesa al territorio, una città che fa squadra, una città che come sistema e ecosistema si propone nel XXI secolo in un antropocene che richiede il massimo del nostro impegno comune e congiunto, una straordinaria opera collettiva. Ecco Paolo, siamo qui negli spazi che mettono in luce un lavoro di grande rete, una mappatura che è durata molto tempo, che ha raccolto realtà di ogni ambito del tessuto sociale qui a Città dell'Arte, e credo che questo sia un punto di partenza. E poi cosa ci aspetta? Dici bene, la mostra Città Arcipelago nasce già con una sinergia importante, la Fondazione Biellezza, che è a sua volta un insieme di soggetti e organismi diversi che sono riuniti per l'obiettivo di portare al territorio un futuro sostenibile e prospero. E nasce con lo sguardo dei giovani, perché sono state le associazioni giovanili del territorio che, guidate dagli uffici di Città dell'Arte, hanno esplorato il biellese e hanno intervistato, incontrandoli uno per uno, i soggetti, i protagonisti di questo coro, no? Di questo grande coro diffuso nel territorio. Hanno ascoltato le loro storie, hanno raccolto le loro immagini e anche degli oggetti che sono diventati oggetti iconici, come fossero non degli objets trouvés di inizio secolo, ma come degli attrezzi di un mestiere, del mestiere della sostenibilità che nel XXI secolo è diventata l'arte di cui ci occupiamo.